Prima di sentire i loro regali, sì, vediamo sì. Lui cosa ti regalerebbe, perché credo che dalla zona di Palermo, forse a Carini per l'esattezza, dimmi tu dove sei esattamente, vediamo. C'è un nostro amico, un nostro collega che magari ha un regalo per te. Ma chi lo sa? Eccolo qui. Beh, intanto un regalo averlo presente. Ciao Ernesto Maria Ponte. Buongiorno Ernesto. Ciao. Come stai intanto? Vedo che c'è una bella giornata alle tue spalle. Qui stamattina, diciamo, a giorno buono. Buono. Però diciamo che ieri c'è stata la tempesta, quindi insomma. Vabbè, la quiete però è arrivata. Alternato. Dove sei esattamente? Non a Palermo, mi pare. Dove ti no, trovi? Sono a Carini, nella mia casa di Carini. Nella tua casa di Carini, peraltro. Esatto. No, ma quella di Carini è la sua dimora principale, giusto? Sì. È quella. Ma poi guarda com'è sorridente, sai perché? Perché oggi è con i figli, io lo so. È vero, Rob, Ernesto. Che tuo fatto c'è? Tu sai tutto. Senti, invece quando non sei con i tuoi figli e vai in giro, perché vediamo e seguiamo la tua pagina, che peraltro è stata ricreata, è vero, tu hai subito purtroppo il furto di una pagina, se non ricordo male, e noi tutti artisti abbiamo cercato di darti una mano condividendo tutti quanti questo post, dicendo che ad Ernesto avevano rubato la pagina, allora ridiventate amici di esatto. Ernesto, tutti noi abbiamo condiviso, credo che adesso la pagina si sia ripresa, o no Ernesto? No, è tornata quella? Non so come per quale miracolo la pagina si è ristabilita. Ah, quindi l'hai recuperata. Ah, meno l'ho male, recuperata, però se fossero tutti. Vabbè, quindi vabbè, qualche vabbè. Danno lo fanno. Senti, Ernesto, me la starò una fotografia che darà la prima comunione. Senti, Giuseppe, Ernesto, tu stai facendo una bella cosa, mi pare, no? Su un canale nazionale, ancora una volta. Esatto, raccontacelo tu, così lo diciamo anche a chi ti vuole bene attraverso Alla Catalla con tutto cuore, attraverso TGS. Sì, no, è diciamo una conferma di questa collaborazione con la Colorado TV. Dopo Honolulu loro hanno ristabilito un certo tipo di lavoro con la Discovery 9, con il 9 si chiama, non puoi dire anche la 9. La televisione 9. E quindi c'è questo programma che già è partito l'anno scorso con l'IFAN. All'inizio chiaramente, trovandosi una nuova emittente, hanno cercato un lancio con dei personaggi sicuramente più nazionali di me, e la cosa che mi ha fatto piacere è che mi hanno richiamato per prendere parte a 3 puntate. Beh, ma di devo dire che questa terza edizione. Bello. Per quanto riguarda però i social, i tuoi spezzoni, perché tu sai benissimo, no, che poi parte della trasmissione viene poi insomma fatta girare sui social, viene clippata, e viene in clip fatta girare. Beh, devo dire che i tuoi spezzoni e le tue clip sono andate alla grande. Funzionano. Quindi non è che ti hanno riconfermato perché tu gli stai simpatico, ti hanno riconfermato perché sei bravo, giustamente, no? No, è perché sì, guarda, allora c'è un momento in uno di questi video che io ho visto, perché io con piacere mi guardo le cose dei miei amici, dei miei colleghi, e dico guarda che bello, Ubedo Ernesto. Qualcuno si è fatto scappare, guarda questo come tiene il palcoscenico. Io questa frase l'ho sentita. C'è stato uno lì che l'ha detto, ha detto guarda questo come tiene il palcoscenico, perché Caruso si vire, dai, quando uno te lo fa cosciere così vire. La posso dire una cosa, scusami Ernesto, da conduttore diciamo di una certa esperienza. Anche da conduttore di Insieme per 21 anni, io invitai Ernesto Maria Ponte la prima volta di Insieme, anche perché arrivava da una scuola di teatro, non è una scuola per accomodare. Dillo tu da quale scuola vieni fuori. Ormai diciamo che il maestro Gigi Proietti ha miracolato anche me. No, non si tratta di miracoli, perché per entrare in quella scuola bisognava avere del talento, e tu assolutamente ce l'hai. Io devo dirti la verità, tra i colleghi nostri ci sei tu, c'è Sosa Salvaggio, c'è Antonello Costa. Antonello, io credo che non siano tanti quelli a saper tenere il palco per tanto tempo, che non è una cosa facile. Sono tanti comici che hanno
la bravura di fare quelle cose da un quarto d'ora che io per esempio non saprei fare, e ci sono quelli che sanno tenere un palco per due ore, per tre ore. La scuola è scuola, la scuola. Io dico anche un'altra cosa del mio amico Enrico, no? Enrico Guarneri è un ottimo Litterio perché è un ottimo attore. Esatto. Allora Ernesto, adesso parla fondamentalmente fondamentalmente dico, possiamo fare, è ovvio che ci sono delle, dico, voi siamo pure cresciuti insieme in un certo senso, in Teone con Salvo, io penso che la mia prima apparizione insieme fu nel 99, quindi stiamo parlando veramente di tanti vediamo anni delle fa. Immagini ti vediamo, guarda qua. Ti vedi, guarda, c'è pure Diletta Leotta là dietro, guarda, eravamo con te in Sicilia. E c'era una bella faccia. Che faccia da patoffo che avevi, proprio da patoffo qua, senza barba. Ti preferisco adesso, Ernesto, ti preferisco adesso, dai. Con la diciamo maturità, pure, dai. C'è questo pelo, questo pelo bianco, questo capel canuto che fa questo. Però fa devo dire la verità, fascino. Che la cosa che mi fa piacere è che sicuramente è che un dono, cioè, vedi, fare questi programmi, come è stato anche Insieme, però Insieme avevo un'espressione molto più teatrale e i tempi anche Salvo ce li concedeva. E il problema è che quando fai programmi come Onolulu, come ora OnlyFan, chiaramente devi stringere tutto. E allora lì per noi diventa difficoltoso. Però ti devo dire la verità, che la bellissima esperienza della settimana scorsa, di 10 giorni fa a Milano, a Legnano per esattezza, in questo bellissimo teatro, è di aver fatto televisione davanti a una platea di quasi 1000 persone. Certo, sì, e questo garantire ovviamente... che c'è stato. Sì, no, c'è stata la doppia faccia, nel senso che abbiamo dovuto lavorare sia davanti a un pubblico, ma senza nessuna intromissione tecnica. Cioè, la gente, spero che quando faranno le puntate si vedrà, la gente ride e ti garantisco... E ride veramente. Diciamo spontaneamente. Anzi, ti dico di più, che quando presentavano dei colleghi più altisonanti dal punto di vista della popolarità, c'era il pubblico chiaramente pieno degli anticorpi, lo stesso Giovannuccio Caciocco, amico, no, appena ci sentivo io ci è sentito proprio ma un cucchia e quindi questa cosa però scusami Ernesto, era sempre un boato, era sempre un boato, era un boato, era comunque un boato. Però è verissimo, ma un cucchia e se quindi ho dovuto quando anche le vediamo, però l'hanno detto in milanese. Ah sì, allora senti, quando le vediamo queste puntate, quando ce le fanno vedere queste puntate, quando ce le fanno vedere, mi sembra che vada in onda ad aprile per poi mi aspettiamo, vabbè, quindi, ce lo ricordi. Tu non è che capiti da queste parti a fare qualche spettacolo in teatro, hai una tournée, ovviamente tu fai un sacco di spettacoli, ma vieni apposta, un sacco di titoli, vieni apposta una mattina, oppure vieni a Catania, ci vieni a trovare e passi prima, una giornata poco con prima noi del debutto della trasmissione. Senta, ascolta, invitiamola a pranzo, allunga, non allora facciamo una mi fai rivedere quelle immagini d'insieme, così era bello tunno. Promettiamogli della carne di cavallo, che lui è un appassionato. Allora Ernesto, tu fai una cosa, parti al mattino da Palermo, ecco, guarda che si becca, parti al mattino da Palermo, arrivi qui alle 11.30, stai in radio con noi, finiamo la trasmissione su TGS, RGS, One Radio, GDS.it, ce ne andiamo a mangiare e poi bello paporo ti rimetti in viaggio. Come ti pare? Mi sembra un ottimo programma. Mi pare perfetto, guarda. Filmiamo, potremmo azzeccare, ci sentiamo. Ambiattamo. E allora lunedì ci sentiamo e ambiattamo. Va bene Ernesto, Gioia mia, grazie. Confido in Salvo La Rosa per questo appuntamento organizzo io. Va bene. Grazie Ernesto, a tutti. In bocca al lupo per tutto. Un abbraccio. Ecco, grazie. Ciao Pedro mio, ti volevo bene. Ciao grazie, Gioia mia. Grazie. Con tutto cuore, vai. Pubblicità. Vai. Con tutto cuore.